Newton, quando fece la presentazione dei suoi principi, aveva 3 studenti la prima lezione, 1 la seconda e 0 la terza. La terza in poi. Schopenhauer neanche uno. Erano tutti da Hegel. Bene, adesso farò, abbiamo visto l'ultima volta, mi sentite anche senza? Sì. Perché ho una voce abbastanza alta, compreso da mio padre. Mio padre quando parlava tutti pensavano che litigasse. Probabilmente se l'è formato al seminario di Molfetta, dove doveva diventare prete e fece il liceo, e i preti allora non c'erano i microfoni nel 1920 più o meno, e quindi erano abituati a parlare a voce alta. Allora, nella prima parte abbiamo visto essenzialmente una serie di caratteristiche del sistema solare come sono note oggi, e sono note in un modo che innova ampiamente rispetto a quello che ad esempio Fred Hoyle presentava nel 1945 in un libro di astronomia come un modello definitivo del quale era sicuro dopo 500 anni nessuno potesse fare se non banali correzioni, semplici aggiustamenti. Bene, adesso facciamo un passo avanti che corrisponde a ipotizzare che l'attuale sistema solare sia il risultato di una serie di eventi, ancora in gran parte da chiarire, che sono avvenuti soprattutto negli ultimi 12.000 anni circa e che hanno lasciato una traccia sia a livello delle religioni sia a livello delle mitologie, e queste sia dei popoli primitivi. So che ad esempio sul diluvio ci sono, già 20 anni fa erano note 600 tradizioni, e sicuramente la cosa non era completa, e poi teniamo conto che al giorno d'oggi i popoli primitivi stanno scomparendo. Recentemente è scomparso l'ultimo abitante, l'ultimo membro di una delle tribù delle Andamane, sebbene siano protette. Tutti voi saprete come ci sono, circolano le fotografie dell'ultimo abitante delle isole della Tasmania, una donna che fu portata, mi pare, a Londra, eccetera, eccetera. Ho letto che verso il 1800 esistevano in Africa circa 10.000 tribù, ciascuna con una sua lingua, quindi 10.000 lingue, e ora sono scese sotto i 3.000. E c'erano in Nuova Guinea, pare, 5.000 tribù con 5.000 lingue. Qualche anno fa avevo letto che erano sopravvissute circa 700 lingue, ma stanno scomparendo perché c'è un'invasione di sfruttamento delle ricchezze minerarie e di altro che è impressionante. Qualche anno fa fu scoperto a quasi 4.000 metri d'altezza sulle montagne della Nuova Guinea, dell'Irian, nella zona indonesiana, un blocco di rame nativo di circa 1 chilometro di diametro, la cui origine è probabilmente di tipo di un grande asteroide che, essendo nato dalla frammentazione di un pianeta, proveniva dalla parte interna del pianeta e aveva depositato questo blocco di rame nativo. Bene, nel giro di pochi anni una società per lo sfruttamento del rame costruì un'autostrada che entrava a 150 km e ha iniziato lo sfruttamento con l'inquinamento e la distruzione di tutti i tipi di tribù che ci sono nella zona. Accanto alla memoria mitologica presso i popoli primitivi, che sicuramente ancora deve essere sfruttata e conosciuta, e questo deve essere fatto prima che scompaiano, ci sono ovviamente mitologie presso i greci, i romani, gli etruschi, i popoli più sviluppati. Fino a quando si può andare indietro nella memoria umana? Questa è una questione indubbiamente difficile da rispondere, però la geologa Sivertsen, nel suo libro sull'Esodo, che in parte dice cose corrette, in parte secondo me sballa completamente, osserva come la memoria può arrivare senz'altro a circa 7.500 anni fa, sulla base di una singola tribù
della California settentrionale, dove ci sono vari vulcani, fra cui uno che arriva ai 4.000 metri, su cui io in autobus del Greyhound venendo da Vancouver, l'autista pur mettendo le catene non riusciva ad andare avanti, e aspettammo 10 ore che la neve si sciogliesse un po', si potesse andare avanti. Allora è stato, la Sivertsen riferisce di questa piccola tribù che ricorda una esplosione vulcanica, un'eruzione vulcanica specialissima in un luogo dove apparentemente non ci sono tracce di vulcano. È stato verificato che c'è stata un'esplosione vulcanica e che aveva esattamente le strane caratteristiche di questa tribù, ed è stata datata il 5400 a.C., quindi una memoria per circa 7500 anni. Ora, io non so quali siano le memorie più antiche, però ci sono degli argomenti che svilupperò più avanti che suggeriscono che ci sia una memoria che arrivi verso il 27.000 avanti Cristo, sopravvissuta come inizio dello Yuga e sopravvissuta come storia di Prometeo in Egino. Egino dà tre miriadi, 30.000 anni di antichità, ovviamente è un numero tondo, invece di 30.000 possono essere 25.000, 26.000, eccetera, eccetera, a partire dal momento in cui, cosa fece Prometeo? Insegnò all'uomo a conservare il fuoco, che è un salto di qualità notevole e che probabilmente è stato quello che ha fatto, ha permesso all'Homo sapiens di bypassare il Neanderthal e di eliminarlo. Vabbè, questo lo vedremo. Ora, antropologi come Mircea Eliade, uno dei maggiori, sostengono che dietro qualunque tradizione, dietro qualunque mitologia, c'è una verità. Questo è anche, diciamo, ampiamente il mio punto di vista. Ovviamente ci sono in popoli che hanno avuto molte guerre, eccetera, eccetera, le memorie tendono ad alterarsi, dimenticarsi oppure diventare quasi incomprensibili. E qui vorrei ricordare un episodio che mi ha profondamente colpito. Voi conoscerete probabilmente Cabeza de Vaca, che è stato uno dei grandi leader della conquista spagnola dell'America. Cabeza de Vaca fece una spedizione dal Messico alla Florida insieme ad un altro che poi morì, e riuscì a ritornare in un luogo totalmente inesplorato e con popolazioni di indios che erano anche contrarie, perché lungo le coste degli Stati Uniti e della Brasile settentrionale gli indios non amavano i visitatori, forse perché avevano avuto pessimi rapporti nel passato e avevano le frecce avvelenate, le frecce al curaro, e un colpo alla freccia del curaro spedisce all'altro mondo. Ora, andare all'altro mondo può essere una delle gioie maggiori, in dipendenza del fatto che nell'altro mondo ogni giorno si è onorati della visita, come dice il Corano, di 30 fanciulle vergini, belle auri, che poi il giorno dopo tornano ad essere vergini, eccetera, eccetera. Oppure, come dice San Tommaso, cosa che i preti non dicono, che nell'aldilà si continuerà ad avere un'attività sessuale che sarà immensamente più piacevole di quella sulla terra. Va bene, comunque, prescindendo da questo fatto, perché magari l'interesse maggiore starà nella lettura del Talmud, oppure, ecco, se prendete il Talmud, nell'aldilà c'è anche questo aspetto piacevole, eccetera. Bene, quindi c'è una memoria che può conservarsi per migliaia di anni, che deve essere ancora recuperata. Tenete conto che i Dogon hanno trasmesso la loro memoria, di fatti assolutamente straordinaria, anche di carattere astronomico, solo fra le due guerre mondiali, a due antropologi francesi di cui si fidavano. E ne esistono sicuramente altre tribù da esplorare e così via, però bisogna anche trovare chi sia così capace di
farsi accettare da questi popoli, da imparare nella lingua, cosa che richiede anni e non tutti gli antropologi hanno queste caratteristiche. Posso dire, io conosco un antropologo importante che è Castelli Gattinara, che lavorò con Afosco Maraini, perché fu uno dei, era anche un alpinista, fu uno dei quattro alpinisti che scalarono la più alta montagna dell'Afghanistan, che si chiama Sarakar, è 7000 metri circa, non è altissima. E Maraini in questa spedizione esplorò anche la valle dei Kalash, che sono dei kafiri, gli ultimi kafiri che esistono con le loro strane tradizioni e con la loro misteriosa religione, che poi è stata studiata da un tale Cacopardo, ed è un monoteismo come tutte le religioni dei primitivi, in cui però Dio è definito come il creatore assoluto eccetera eccetera, il quale se ne frega assolutamente di noi. Bene, Castelli Gattinara, che adesso ha un 85 anni e vive prevalentemente sul lago di Bracciano, ha fatto una quarantina di esplorazioni dell'altopiano del Tibet e della zona dell'Atlante, dei Berberi. Quando io gli chiesi se sapeva che è tradizione dei Berberi di essere arrivati dalla terra di Canaan, che è la, non è la Palestina ma è l'Arabia sud-occidentale, l'Arabia Felix, dalla Mecca allo Yemen, da cui sarebbero fuggiti all'epoca di Giosuè, verso il 1500 a.C., nella mia cronologia, perché Giosuè era un sanguinario, esterminava completamente le popolazioni delle città che prendeva, sterminava uomini, donne, bambini, magari salvando per onore della bellezza le donne più belle e i bambini più interessanti. E da lì erano fuggiti verso l'Africa, una piccola parte nella zona lievemente montuosa fra il Nilo e il Mar Rosso, ma la maggior parte verso l'Atlante. Non lo sapeva, non aveva mai chiesto sull'origine, nessuno gliel'aveva mai detto. Vado al mercato di Cusano Milanino, vicino Paderno, non so se lui sa dove è Cusano Milanino, si è mai stato? Pierangelo, sei mai stato a Cusano Milanino? Il giovedì c'è un mercato straordinario dove la maggior parte dei venditori sono marocchini. In Marocco il 60% sono berberi. Io a un certo momento chiedo a una ragazzina se era berbera, dice di sì, e le chiedo se sapevo questa storia, mi guarda e mi dice: ma nel mio villaggio la sanno tutti. Quindi gli antropologi, che leggono solo i lavori dei colleghi e li devono citare per andare avanti in cattedra, a volte potrebbero anche chiedere alle popolazioni locali qualche cosa. Bene, Velikovsky appare con il suo libro che citavo nel 1956, Mondo in collisione, pubblicato prima da Doubleday, da uno dei maggiori case editoriali americane, poi ci fu l'opposizione clamorosa da parte degli astronomi, i quali dissero che se non avesse, la casa editrice non avesse chiuso questo libro, non avrebbe più pubblicato Perso di quella. E perché? Perché Velikovsky commise in questo libro essenzialmente l'errore, due errori: uno, di sostenere l'essenziale veridicità della Bibbia, che già allora veniva considerata una raccolta di favole per una serie di motivi, e l'altra di sostenere anche che certe questioni astronomiche che riguardano in particolare la tradizione classica di Atena, che per lui è poi equivalente a Venere, che nasce dalla testa di Giove, avesse una validità, e che questo oggetto che nasce dalla testa di Giove, all'inizio caldissimo come una super cometa gigante con una sua coda, avesse interagito con la Terra, che ogni tanto passava attraverso la coda della cometa. Bene, questo libro fu seguito, sapete, da un altro, Ages in Chaos, che essenzialmente critica la cronologia egizia stabilita
all'inizio dell'Ottocento, in epoca napoleonica, da Alexio Champollion, dicendo che costoro avevano fatto una datazione errata dell'anno sotico in censorino. E a causa di questa datazione c'era uno sfasamento fra la cronologia interna della Bibbia e quella egizia accademica, che lui rimuove accettando come più corretta la cronologia biblica, dove ci sono qualche problema ma non grossissimi. Tra l'altro la sua proposta di un errore nella datazione dell'anno sotico è stata confermata, a parte alcuni egittologi come James Roll e Bimson, da due astronomi, importanti astronomi, che sono Klug e Napier, che nel loro libro in cui ipotizzano, sostituiscono questa nascita di Venere con una cometa di diametro 200 km proveniente dalla fascia di Kuiper, e furono attaccati perché si disse è impossibile, non ci sono oggetti così grandi nella fascia di Kuiper, adesso ne hanno trovati di quasi 3000 km di diametro, ogni 4-5 anni si trovano più grandi. La fascia di Kuiper d'altronde ha circa un trilione di oggetti di dimensioni superiori al chilometro, e finché non si sono misurati tutti ci saranno anche oggetti più grandi. Poi Velikovsky scrisse una serie di libri che io ho letto, che sono complicatissimi, a meno che uno sia uno specialista delle dinastie dal XVIII sino all'arrivo di Alessandro Magno, in cui però confessò che non era certo di nulla di quello che diceva, perché è un periodo estremamente complicato, e ha scritto anche altri testi che però non sono stati pubblicati mentre lui era in vita e sono disponibili nel sito di Jan Sommer, fra cui quello sugli inizi, che è quello che mi ha fatto partire con l'idea della nascita della Luna per cattura. Poi posso dire che io sono stato in contatto non con Velikovsky, perché morì prima che cominciasse a interessarmi in modo impegnativo di queste tematiche, dove ho cercato di contattare quasi tutti, almeno quelli che rispondono, perché non sempre tutti rispondono. Io ho contattato telefonicamente una figlia che si chiama Shulamit, che sta a Holon, in Israele, deve essere sui 90 anni attualmente, e che era sposata con uno dei maggiori fisici israeliani, Abraham, che è uno specialista di climatologia. Ed è quella che sta traducendo in ebraico i libri di Velikovsky. Ma poi sono stato a trovare l'altra figlia, Ruth, che sta a Princeton, dove viveva Velikovsky. Ci sono andato con De Grazia, che mi ha accompagnato, e poi Ruth ha dato a Luigi Cozzi il permesso di pubblicare in italiano tutti i libri di Velikovsky. Questo è Mircea Eliade, di cui ho letto solo poche cose. Da giovanissimo fece un viaggio in India e poi, non so quanto riuscirò a leggere. Allora ripetiamo, le tesi di Velikovsky a livello del sistema planetario sono le seguenti. Venere esiste da poco, e poi vedremo il perché. È stata emessa da Giove verso il 1500 e l'interazione con la coda di Venere spiegherebbe una serie di fatti legati all'esodo, tipo tenebre, eccetera, eccetera. Io ho una data diversa, che sarebbe il 7000, e una spiegazione del perché Venere è stata emessa insieme con altri oggetti. Chiaramente lui ha usato il mito di Atena, nata dalla testa di Giove, che poi ho scoperto questa cosa che si racconta al liceo è solo una parte di quello che i greci affermavano, perché i greci parlano in particolare, cosa dicono di Giove? Giove era uno che amava le donne, e appena vedeva una bella donna cercava di sedurla, ma amava anche i giovanetti, era un bisessuale, eccetera, e fra i suoi figli, ad esempio, Ercole, tutti i semidei, eccetera, eccetera. Va bene, questa è una parte che sfugge alla mia analisi. Aveva due mogli, una era, forse non era la più bella delle dee, perché voi sapete la storia di Paride, che deve scegliere la più bella fra Venere, Minerva, Atena ed Era, le quali posano davanti a lui nel costume di Eva, e lui sceglie Venere, ma pare perché ci fu anche un qualche extra che gli fu promesso, eccetera, di qua di là. Bene, Era
che deriva da Sara, che vuol dire la signora. La H tende a sostituire qualunque consonante nelle lingue, diciamo, della nostra regione. La signora non ha mai avuto figli da giovane, anzi si afferma che era vergine. Come si può spiegare questo fatto? Beh, adesso, magari avevano fatto voto di castità reciproca, come Maritain e Raissa. Conoscerete la storia del filosofo Maritain, che sposò Raissa, impegnandosi a non avere mai rapporti con Raissa. Ma un'altra possibilità è che se voi avete due oggetti nello spazio che si muovono e uno passa vicino all'altro, potete pensare che ci sia un rapporto che non sia solo volgarmente di dinamica celeste, ma un rapporto amoroso, se questi oggetti sono da voi interpretati come divinità. E allora è probabile che lei passasse vicino a Giove, ma mai si sovrapponesse, perché la sovrapposizione era chiaramente interpretabile come un accoppiamento. Analogamente, Iside è vergine, pur essendo moglie di Osiride, e quindi è possibile che le due orbite di Osiride e di Iside, su cui tornerò, fossero tali da evitare una sovrapposizione. Però, ciò nonostante, era alquanto gelosa, eccetera, eccetera. Poi, cosa sostiene Velikovsky? Che inizialmente le orbite di Venere e Marte erano ellittiche, non circolari come oggi, e portavano i due pianeti a passare vicino alla Terra. E si sarebbero circolarizzate verso all'epoca iniziale della fondazione di Roma, all'epoca di Numa Pompilio, quando Velikovsky elenca, se ben ricordo, 17 calendari che vengono cambiati. Quindi sarebbe stata un'interazione moderata fra la Terra e i due pianeti Venere e Marte e il Sole, un evento a tre corpi che è stato analizzato da uno dei grandi matematici con cui ho lavorato, Lawrence Dixon, il quale ha osservato che la circolarizzazione poteva avvenire in infiniti modi con una grande varietà di parametri caratterizzanti le orbite. È un articolo che lui presentò a un convegno qui a Bergamo e che è pubblicato negli atti di Bergamo. È Lawrence Dixon, il quale era fisico, matematico, è stato il maggiore applicatore dell'ottimizzazione non lineare a problemi in particolare spaziali. Tutte le orbite dei satelliti europei ESRO sono state sviluppando usando i suoi algoritmi, aveva un'importante scuola, era anche interessatissimo a queste questioni su Velikovsky. Lui mi ha dato da leggere la rivista Pensée, che fu pubblicata negli anni 70 quando ci fu con la discesa sulla Luna una ripresa di interesse per Velikovsky, e altro materiale. La rivista, poi era editore della rivista SIS, Society for Interdisciplinary Studies. Era anche una persona religiosa e a un certo momento lasciò l'università e divenne vescovo anglicano. Da un po' che non lo sento. Quindi, come dicevo prima, Velikovsky afferma che inizialmente Venere, dopo essere scaturita da Giove, appariva nel cielo come una cometa gigante con forte emissione di gas e che avrebbe provocato alcuni eventi descritti nell'Esodo e così via. Bene, è un altro autore che introduce una nuova visione di Marte, che possiamo dire nell'ambito velikovskiano di una orbita ellittica, è Donald Patten, un astronomo che pure è venuto a parlare a Bergamo nel 1999, è morto due anni fa, fu ospite parecchie volte a Seattle da lui, e che oltre a occuparsi di Marte è stato anche molto interessato
alla questione dell'arca di Noè, in particolare ad una scoperta fatta negli anni, verso la fine degli anni 50, di una strana struttura che si trova 30 km a sud del monte Ararat, in Armenia Kurdistan, nella zona a 1800 metri d'altezza, vicino al villaggio di Usengili, che si trova vicino alla città di Dou Bayazit, luoghi che sono tuttora chiusi per motivi di presenza di terroristi curdi. Vabbè. Comunque, per quanto riguarda Patton, lui scoprì, facendo un'analisi degli eventi che appaiono essere catastrofici nella Bibbia, che erano evidenziabili 17 di questi eventi, tutti separati da 54 anni, e poi associati ad una entità che lui identificò con Marte. Quindi la sua idea è che questo Marte in orbita ellittica passasse ogni 54 vicino alla Terra, e questo sarebbe, se vediamo i numeri di tipo speciale come il 12, il 13, il 7, il 3, eccetera, c'è anche il 54, importantissimo, io ho trovato un centinaio di casi, e sarebbe l'origine astronomica del perché del 54. In più osservò che dedusse, adesso non ci metterei la mano sul fuoco nella validità della sua deduzione, però aveva degli argomenti che il passaggio avveniva in un certo punto della Terra alternativamente di giorno o di notte, e quindi ogni 108 anni passava di notte e ogni 108 anni di giorno. Fa anche delle stime della distanza, che ecco, questo è questo Donald Patton, che ha scritto alcuni libri e ha molto materiale non pubblicato che è in mio possesso, che si potrebbe pubblicare contattando la sua famiglia. Aveva 9 figli e il suo amico si chiamava Windsor, era un ingegnere navale con cui fece l'analisi di questa struttura dell'arca, in cui entrava pi greco, fi, la sezione aura, entravano anche il 108, ed era una struttura curiosissima. Innanzitutto trovarono 11 ancore di pietra pesante più di una tonnellata, la 12ª si trova al museo di Ankara, e poi trovarono che, vediamo un po', le dimensioni sono quelle bibliche in cubiti, che al centro di questa struttura, che conteneva pure un reticolo di metallo, c'era un vuoto, cioè come se ci fosse una specie di pozzo con i suoi bordi, e dentro si poteva vedere l'acqua. E Windsor osservò che questa... Ma scusa, quella lì è la pianta? Si chiama Moon Pool. La pianta quella? Quale, questa? Sì. No, è l'arca, diciamo. Vista dall'alto. Sì, ma è vista dall'alto di profilo. Vista dall'alto. Perché attualmente esistono dei resti che sono vista dall'alto, mi pare lunga, se non ricordo se è 120 metri. Che lui rifiuta la geometria quadrata che si usa normalmente, tenendo conto che questo si riferiva ad un'area ma non alla forma, perché dal punto di vista dinamico non aveva senso. Ora, ci sono i barge, dei barconi che si usano nel mar del nord per fare le trivellazioni petrolifere. Come tutti sanno e come lui ha insegnato, il mare del nord ha delle onde molto tempestose che si trovano anche nel deserto. Comunque lui ha scavato, ha trivellato il deserto, si sa che è sotto, c'ha la casa piena di petrolio, se voi avete un'auto a petrolio ve lo vende scontato, non è così? E beh, guarda, io ho visto il petrolio, una bottiglia di petrolio di Ardito Desio, il primo petrolio trovato in Libia. Bene, allora, queste barche speciali del Mar del Nord devono essere in grado di essere stabili
in presenza di onde che possono essere 10 metri e di venti di 200 km. E allora la tecnica migliore per la stabilizzazione è avere questa cavità che tende... Sì. Ma noi sappiamo che anche le portaerei americane non affrontano le tempeste, perché io le ho viste, uh-huh. le navi che hanno affrontato onde alte 10 metri arrivano in porto con la chiglia squarciata, la chiglia di acciaio completamente squarciata, è una cosa terrificante. L'acqua distrugge l'acciaio. Quindi diciamo che anche 300 metri le grandi tempeste non possono allora le barge del Mar del Nord, non so che dimensioni abbiano eccetera, però Mar del Nord ci sono dei venti molto forti. Beh, recentemente sono anche arrivati a 300 all'ora con queste mutazioni climatiche. I venti più forti sulla Terra che io sappia si trovano sulle montagne di fianco a New York, arriverebbero a 500 km. Però se c'è un'esplosione Tunguska, un'esplosione di un asteroide, i venti partono a 1000 km all'ora. Vabbè, comunque hanno trovato questa cosa che potrebbe essere... Secondo me non è questo il luogo dell'arca di Noè, perché sappiamo dal Talmud che ne furono costruite molte, quasi tutte furono distrutte, ma alcune sopravvissero. Quindi ce ne devono essere più di una, quello è un posto strano. C'è un posto molto più interessante che si trova altrove. Bene, dopo, più recentemente, il fisico John Ackerman, che è stato pure a Bergamo, ha fatto una conferenza, è autore di 4 libri, è un fisico che lavorava in un settore dell'esercito americano di tipo segreto, specializzato nei calcoli orbitali e nelle fotografie satellitari. E mi ha detto che le foto che io vedevo di Google, eccetera, erano assolutamente non confrontabili in qualità con quelle che gli americani riuscivano a ottenere i militari, però non mi ha detto qual era la differenza di qualità, perché era una cosa segreta anche per lui. Beh, negli anni 70 riuscivano a leggere una targa di un'auto. Ma Ackerman lavorava alla NASA, alla definizione delle orbite? Era l'esercito americano, mi ha detto. Vabbè, poi adesso lui penso che sia in pensione, e lui ha accettato in particolare la nascita di Venere da un impatto, e ha fatto anche un'affermazione che non c'è in Velikovsky, cioè l'impatto si trova dove c'è la macchia rossa. La macchia rossa non può essere un vento da uragano, perché gli uragani si muovono lungo le latitudini e da quando è nota è sempre fissa. È un luogo da cui esce ancora del gas dalle profondità, da un cratere profondo migliaia di chilometri, prodotto da un oggetto impattante su cui lui però non dice mai niente. E qui ci sono arrivato io almeno, e ci sono arrivato la sonda Venus 5. Ecco, quindi... Poi analizza l'evoluzione di Venere secondo la tesi che i Veda, le divinità come Varuna che è rossastro, Agni che è bianco, eccetera, eccetera, tutta questa sequenza di divinità superiori del pantheon intuista siano basate sull'osservazione di questo oggetto nel cielo che con il passare del tempo si raffreddava, è nato al calore bianco e poi è diventato più scuro e così via. Beh, qui va detto che quando si è analizzata Venere si è scoperto che cosa? Si riteneva in tutte le teorie degli anni classiche che Venere avesse una temperatura di 20 gradi. Invece si è trovato che la base di Venere è essenzialmente sciolta, a una temperatura media di 600 gradi con molta attività vulcanica, l'atmosfera è molto calda, e si è anche osservato che due punti dell'atmosfera misurati a distanza di qualche anno, non so di quanti, avevano perduto in temperatura, come se Venere fosse in fase di raffreddamento. Allora, qui alcuni dati sul mio scenario.
io accetto buona parte degli elementi di Velikovsky, Patton, Ackermann, ma faccio dei cambiamenti nella cronologia, che secondo me è troppo concentrata da parte loro. Considero gli eventi dal 10.500 al 1450, incorporando le quattro catastrofi dei Maya Aztechi, le tre di Platone, e questi lavori cominciano a essere pubblicati. La prima presentazione di quello che è probabilmente l'affermazione più radicale, ovvero la cattura della Luna, è stata presentata 5 anni fa a Santorini a un convegno e di geologi e astronomi, e adesso pare sia diventato uso alla fine di un convegno di votare le varie comunicazioni, e la mia e quella di un rumeno molto simile hanno avuto il massimo del voto, quindi diciamo sono state considerate le più interessanti, e poi ho pubblicato in varie versioni, estensioni, su riviste spaziali dell'Università di Kazan. Allora, la prima delle... Io parto dal 10.500, sebbene si tratti di un evento non particolarmente importante dal punto di vista dello scenario astronomico, ed è un evento che permette di spiegare la prima delle quattro catastrofi Maya, e lo vedremo più avanti, cosa che era totalmente inspiegabile prima, ed è legato a una recente scoperta fatta da fisici della Ames Research Laboratory, vicino a Palo Alto. Poi, tra il 10.500 corrisponde al primo dei 7 anni biblici della creazione, dei 7 giorni, perché ogni giorno di Dio, sta scritto nella Bibbia, sta scritto nel Talmud, vale 1000 anni. Quindi quello che la Bibbia descrive non è la creazione dell'universo di chissà che cosa, ma è un periodo a memoria di uomo dal 10.500 al 3.500, a prima del diluvio. Poi nel 9.500, quello che io propongo, ipotesi di lavoro, un qualche oggetto di dimensioni planetarie, anzi dimensioni stimate in Cina a 10 volte la massa della Terra, entra nel sistema solare interno e interagendo con i vari pianeti viene catturato in un'orbita ellittica della durata di 20 anni. È il Nibiru dei Sumeri, dove l'orbita non è di 3600 anni ma di 20, perché vanno divise per 180 questi numeri. Per un motivo di tabù, eccetera, eccetera, ci sono tantissimi numeri che hanno senso divise per 180. Bene, questo oggetto non solo è il Nibiru sumerico, ma molto probabilmente è il Metis greco, una delle mogli di Giove, perché con un'orbita di 20 anni, se voi fate i calcoli, vedete che l'orbita va a metà fra quella di Giove e quella di Saturno, quindi ci passa vicino Saturno a Giove. Potrebbe essere il Marduk babilonese, che si schianta contro Tiamat nel caso che Tiamat sia Giove che subisce questo impatto, e così via. Ora, Metis passa vicino alla Terra, e cosa succede? Perde un satellite che diventa la Luna, un pianeta di massa 10 volte la Terra, probabilmente ha vari satelliti. Ormai sono pochi i pianeti senza satelliti, non lo è Saturno, Mercurio, ma perché Mercurio esiste da 5.000 anni e ha altre caratteristiche. Non lo è Marte per un motivo simile, così via. Comunque, la mia ipotesi è che perda un satellite che diventa la Luna, e questo lo analizzeremo. E alcuni giorni fa mi sono chiesto, ma a che distanza è passato dalla Terra? Un po' difficile. Tiriamo a indovinare, c'è qualche dato mitologico, difficile trovarlo. Però mi sono accorto pochi giorni fa che possiamo stabilire un range, un intervallo per la distanza. Cioè la distanza non poteva essere superiore a quella massima del pianeta che perde, che deriviamo dalla
dimensione della sfera di Hill. E ho dato a Gaspani di fare il calcolo, così, essendo lui di mestiere, lo farà più velocemente di me. Ma deve essere anche, siccome gli effetti che ha sulla Terra sono clamorosi, devono essere maggiori di quelli che la Luna fa sulla Terra. E quindi in termini di marea gravitazionale si può anche stimare una distanza minima, poi si vedrà che cosa si può fare. L'oggetto, passando vicino alla Terra, non solo perde un satellite, ma deforma la Terra per marea gravitazionale. La Terra, deformandosi, subisce la spaccatura dei fondi oceanici, perché la crosta terrestre negli oceani è sottile, 3 km e mezzo in media, mentre la crosta continentale arriva agli 80 km. 33 la discontinuità di Morovic. Sì, poi a quella, però arriva a 3 km eccetera, sì, che poi avvicinandosi è così. E quindi può darsi che esca del magma, così come sarebbe uscito per un impatto oceanico, e il magma che esce fa evaporare l'acqua e questo provoca piogge più o meno calde, inoltre nasce uno tsunami gigante che investe un po' tutti i continenti, e in questo modo quello che segue è la fine dell'era glaciale, probabilmente, e la fine di ogni civiltà che esistesse allora, la quasi fine. Poi, credo di aver scoperto che questo oggetto, per 120 volte, ogni 20 anni, per quindi 2400 volte, 2400 anni, è passato vicino alla Terra. Un passaggio temuto, e dove gli umani festeggiavano l'assenza di grandi catastrofi. E questo ricordato, diciamo, deduco questo fatto dalla recente scoperta che la città di Çatalhöyük, che risale all'epoca di Atlantide, che è antichissima, aveva le pareti che venivano esterne che venivano imbiancate ogni 20, diciamo, sono imbiancate 120 volte. Quindi io direi 120 volte ogni 20 anni, il totale fa 2400. Bene, da 9500 meno 2400 dove arriviamo? Al 7000 avanti Cristo. Al 7000 avanti Cristo cosa succede? Il grande geologo Alexander Tolman, con la moglie grande paleontologa Edith Tolman, ha scritto un libro che credo non sia mai stato tradotto in inglese, comunque non è mai stato tradotto in bergamasco, mi pare. Il titolo è Die Sintflut gab es doch, il diluvio è esistito. Vabbè, in cui quello che è interessante è che lui individua per un periodo verso il 7000 a.C. l'impatto virtualmente simultaneo di 7 oggetti sulla Terra. Bene, la mia spiegazione è che verso il 7000 a.C. questo Metis impatta Giove. E l'impatto ha una serie di effetti che vedremo brevemente, fra i quali c'è l'espulsione di materiali. La massa più grande formerebbe Venere, masse più piccole possono restare in controllo gravitazionale di Giove e formare nuovi satelliti. Altre masse sono espulse e alcune possono finire sulla Terra, possono finire sulla Luna, possono finire su Giove. E poi formano anche le comete cosiddette gioviane, che hanno lo stesso angolo di rotazione che ha Giove, e questo indica che l'impatto è stato frontale. Un impatto frontale è quello che mette in azione la maggiore variazione di quantità di moto e di energia e che rallenta il movimento di Giove. Ma se Giove si trova ad avere il movimento rallentato, cosa gli succede? Si allontana. Perché i satelliti, i corpi celesti, più vicini al Sole si muovono più velocemente, più lontani più lentamente. Quindi questo evento deve avere spostato Giove da un'orbita precedente più vicina alla Terra all'attuale,
Nell'orbita precedente, qual era l'orbita precedente? Molto probabilmente l'orbita della fascia degli asteroidi, che sono una piccola parte del materiale emesso. E in quest'orbita Giove sarebbe apparso, facendo banali conti, con un diametro visivo di 4 primi, che è 4 volte il diametro visivo di Venere. Se voi avete una vista buona al cielo pulito, si vede Venere come un cerchietto, cosa che a me è capitato sull'osservatorio astronomico dei Balcani, sopra Smoljan, dove mi portò Vladimir Dambo. Cielo fantastico, e Venere era un cerchietto, non mi era mai capitato. Poi, che cosa succede a Giove? L'impatto deve riscaldare l'atmosfera. Bisogna fare dei calcoli, che io non ho fatto, li fate voi e me li presentate lunedì prossimo come compito di casa. Beh, diciamo che non sono banali, non sono neanche probabilmente difficilissime, comunque prima o poi qualcuno li farà. La mia opinione è che l'atmosfera di Giove riscaldata si espanda, che è naturale, e possa raggiungere delle dimensioni visive come quelle del Sole o della Luna di oggi, mezzo grado, o di meno, o di più, non so, bisogna fare i calcoli. Ed è a questo punto l'atmosfera così calda che non è più un gas riscaldato, ma è un plasma. E i plasmi hanno la caratteristica di avere delle scariche elettriche comuni, immense. Ci sono dei plasmi su scala di mezza galassia che hanno scariche elettriche che attraversano la metà della galassia. Sono fenomeni studiati da Alfven, eccetera. E questo, secondo me, è l'origine dei fulmini di Giove. Perché come mai Giove c'ha i fulmini? Nessuno me l'ha mai spiegato al liceo. Ma secondo me c'erano questi visibilissimi fulmini. Non solo, ma la parte espulsa che entra in orbita e per formare dei satelliti, è vista dalla Terra, sono degli oggetti che escono e poi rientrano. Questi sono i titani, i giganti. Ed è la lotta fra Giove e i titani, Giove e i giganti, che non ho mai visto spiegata in termini razionali astronomici, potrebbe essere spiegata in questo modo. Bene, poi ci fermiamo un momento, sto finendo questa parte e passiamo ad altro, con più immagini. Allora, come dicevo, Tolman attribuisce calcoli 7000 che si accorda con la stima precedente. Io ritengo, allora, non so se forse non l'avevo detto prima o l'avevo detto, prima che ci fosse la Luna doveva esserci un satellite, perché ci sono immagini di un satellite nel graffiti, nei disegni del Paleolitico, sulle caverne di qua di là, e ci sono anche le cosiddette valves, che sono delle strutture legate al moto gravitazionale. La mia idea è che Marte era satellite della Terra, e questa ha conseguenze enormi, perché se Marte era satellite della Terra, c'erano ancora i suoi oceani, doveva esserci vita e forse anche vita intelligente. E allora tutto quello che è stato trovato a Sidonia, di qua di là, che suggerisce, potrebbe avere una spiegazione. Il fatto che non ci sia adesso acqua, ma ci sia evidenza di un po' di acqua sotterranea, e poi che ci siano questi canyon che hanno i bordi assolutamente non smussati, quando su Marte ci sono tempeste di sabbia molto forti, indica che sono di origine recente. Quando Marte è stato espulso, e poi nell'evento che tratteremo più avanti, gli oceani di Marte si sono perduti. Ora, domandina, la Bibbia cosa dice del diluvio? Dice che si aprirono le fontane del basso e le fontane dell'alto. Io non ho mai visto una spiegazione di questa frase, però la vedremo. Bene, allora Marte a questo punto viene colpito da qualche massa che lascia, io credo, la sua traccia nel fatto che, se voi guardate la sfera di Marte,
c'è da una parte una depressione e dall'altra un gibollo, che sono notevoli, un bulge, che hanno dimensioni di migliaia di chilometri. Questo potrebbe essere collegato a questo impatto. D'altronde, per le leggi della meccanica celeste, se due corpi erano vicini a un certo momento e uno si allontana per qualche motivo, ripasserà vicino, a meno che sia perturbato nel corso della sua orbita. E questo spiegherebbe l'osservazione di Patton di un passaggio ogni 54 anni. Per quanto tempo? La mia ipotesi è che sia passato per 100 volte. I suoi passaggi sono memorizzati nel Corano con i 100 nomi di Dio, che sicuramente conoscete a memoria. Bismi Allahi al-Rahmani al-Rahimi al-Quddusu al-Wahhabu al-Karimu al-Azizu, eccetera. Poi li continua. Per la continuazione rivolgetevi a Magi. C'è un libro di Mandel su questi. Il centesimo è segreto. Non è vero che siano 99, questi sono 99. Tutte le persone che voi incontrate per le strade li conoscono, questi 99 nomi, suppongo. Ma il centesimo è solo per i saggi, dice Mandel, diceva Mandel, perché è diverso dagli altri, è un passaggio triplo con Venere che raddrizza l'orbita. Va bene, queste affermazioni sono ovviamente ipotetiche, una proposta di lavoro. Bene, questo 7000 avanti Cristo, allora questo 7000 ha tre indicazioni che lo indicano. Una è quella di Tolman, la seconda è quella delle 120 imbiancature e la terza è una meravigliosa affermazione che si trova nei codici aztechi citati da Ixtlilochitl, il quale riuscì a usare questa informazione prima della loro distruzione, il quale dice: il numero di giorni passati fra la nascita di Venere e l'anno zero da cui parte il calendario di lungo computo, che è circa il 3154. Se voi assumete un anno di durata 360 giorni, dividete questo numero, che sono qualche milione, adesso non ricordo, per questo numero viene un numero che dà il 6950 avanti Cristo, che probabilmente è una data forse più precisa di quella di Tolman, perché i geologi devono andare un po' approssimativamente. Io so che il mio caro geologo che ha trovato il petrolio di cui si arricchiscono gli altri ha trovato varie date non perfette, o mi sbaglio? Tutto era giusto come date che tu hai trovato in giro per il mondo, va bene. E non dice niente. Va bene. E poi abbiamo questa: come mai loro hanno avuto questa memoria così precisa? Dobbiamo andare indietro nel tempo, e per i tempi più antichi suppongo che Michele sappia le cose molto meglio di me. Bene, adesso ci fermiamo 10 minuti e poi riprenderemo.